Quando era cardinale, Felice Peretti si era fatto costruire una bellissima villa dall'architetto Domenico Fontana. Era per estensione una delle più grandi di Roma. La villa conteneva due residenze, il Palazzo Sistino o di Termini delle Terme e il casino chiamato Palazzetto Montalto e Felice. Ma partiamo dall'inizio. Nel giugno del 1576 il cardinale Felice Peretti acquistò una vigna dal medico lucchese padovano Guglielmini per 1500 scudi per ritirarvisi in studio a preghiera. L'aveva scelta per la vicinanza con la Basilica di Santa Maria Maggiore, a cui era molto legato. L'acquisto fu compiuto dal fiorentino Bartolomeo Bonamici per conto del cardinale Montalto. La proprietà apparteneva formalmente alla sorella del cardinale Camilla Peretti Montalto. Successivamente il cardinale ampliò la sua proprietà acquistando i lotti limitrofi, dando l'incarico all'architetto Domenico Fontana di costruire la villa. Il pontefice Gregorio XIII, passando un giorno nei paraggi, vide il cantiere della villa e decise di togliere al cardinale la somma di 100 scudi al mese, il fondo per i cardinali poveri lasciateli dal pontefice San Pio V, sostenendo che chi costruiva tale fabbriche non era povero affatto. Il Peretti fu tanto mortificato da questo gesto che sospese i lavori e l'architetto Fontana si offrì di portarli a termine a proprie spese, facendosi decapitare dalla Lombardia la somma di 1000 scudi che aveva raggiunto con vendite di beni e denari messi da parte. Il palazzo fu così ultimato nel 1581 e il cardinale vi prese subito dimora. Nel 1585 muore il Papa Gregorio XIII. Il 24 aprile il cardinale Felice Peretti fu eletto Papa, che scelse il nome di Sisto V. Per lui erano finiti i giorni di tribolazione. Il nostro pontefice volle subito premiare il fedele architetto Domenico Fontana, che gli aveva permesso di ultimare i lavori intrapresi nella villa e a Santa Maria Maggiore, nominandolo architetto papale. La villa fu frequentata dal pontefice in molte occasioni e vi si stabiliva soprattutto d'estate, anche se il Palazzo Felice era troppo piccolo per ospitare tutta la corte papale. Il primo ampliamento della villa dopo l'elezione a pontefice di Sisto V fu attraverso la donazione della vigna di Camillo Costa nell'agosto del 1585, che si trovava verso le Terme di Diocleziano. Anche il cardinale Antonio Maria Salviati donò un'altra vigna al pontefice in segno di riconoscenza. Essa si trovava sempre confinante alla Villa Peretti, ma sul versante della tribuna di Santa Maria Maggiore, che aveva un colmo, un casino porticato turrito che confinava col piazzale del Palazzo Felice. La villa, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la nuova Strada Felice furono abbellite dall'obelisco Esquilino che giaceva in pezzi vicino a San Rocco a Ripetta e fu qui eretto nel 1587 da Domenico Fontana. L'irrigazione dei giardini fu possibile grazie al nuovo acquedotto voluto da Sisto V, l'acquedotto Felice. Sisto V, constatato ormai l'impossibilità di godere della quiete della villa, la donò nuovamente alla sorella Camilla. La decadenza della villa iniziò subito dopo la morte del pontefice, avvenuta nel 1590, finché nel 1789 la proprietà venne acquistata dal marchese Camillo Francesco Massimo. Nel 1860, in occasione della costruzione della nuova stazione ferroviaria, la villa iniziò ad essere smembrata. Di essa sopravvisse una metà fino al 1872, finché nel 1887 anche i due edifici principali vennero distrutti. La villa è stata demolita per consentire la lottizzazione della regione, ma soprattutto per la costruzione del gigantesco complesso della stazione di Roma Termini.
Triste verenda quando do l'assado. C'avevo un petto e il cuore, c'avevo un petto e il cuore e l'ho perduto. Dimmelo un po' sì tu, la ritrovai. Triste verenda quando, triste verenda quando è tolla sa. Gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare.